Bello. Ma c'ho il massimo, c'ho il volume al massimo. Oh, cuffia, non mi romper le balle. E che è sto stage bello? Pieno. Sono cagato addosso. E mo? Mamma mia, che se questo è tipo... L! Uno stage veloce così godo. Ultime parole famose. Maledetti nani! Ma prima ti distruggo a te che sei quello grosso e che fa saltare fuori quelli piccoli. Non so come abbia fatto a far saltare in aria l'altro, ma va benissimo. Ok. No! Dove è volato l'altro? Ma muori! Abbiamo già finito. Ah, che cazzo è BioShock? BioShock. Devo vedere se... Puttano. Non è che questo... Perché se non mi sbaglio avevo letto che c'era tipo un livello dove non c'era ogni puttana miseria. Ah. Dove non c'erano i cosi? Tipo i salvataggi? Tanto. E figa, sono messo male. Stronzo che fa tutto il giro. Ma quello là che mi aspettava. No, c'è il Nexus. Ah, meno male. L'unica cosa che non ho ancora capito è se il Nexus comunque mi... Cioè, è infinito. Vado. Anche un po' di vita non andrebbe male, eh. Sinceramente. Troppo bello.
meglio. E mori. Se cadevo di lì... Beh? Ah, morite tutti! No, adesso ricaricare no però. Ma che cazzo spawnano questi qua che sparano? Non l'ho mica capito. E mori. Ok, son pieno. C'è già troppa roba però. Hai avuto andare giù? Aspetta che tanto che ci sono. Perfetto. Madonna de Dio! Quando sei a coglioni. Anche perché adesso cado e muoio. Appunto. Da qua. Ok. Scusate, ma non c'è modo per cadere senza farsi male? Sì.
Nexus! I like it. Perché c'ho st'arma? Da di qua credo. Lo spavendo. Non tanto buono. Ah, devo andare su. Cioè, allora, ci sono i soldati che battagliano contro i demoni del fuoco, che battagliano contro i demoni dell'elettricità, eccetera. Cioè, ho burdeallo più totale. Però tutti hanno un unico nemico, ovvero io. Due volanti che si menano. No, non è da rompere. Sì, Nexus. No, quello là no, però. Fatto caso adesso che si vede in basso a sinistra le robe. Ho fatto mancarlo. Oh.
Ma di estremi. Godo. Siamo un po' calmi perché sono messo le zone. Ecco. Soprattutto perché così mi ammazzo da solo. Appunto. Mori. Ma quanto veloce è? Tanazza. Mamma mia, se godo. No, quel danno là, morire per quello là no. A posto, su con questo sì, posso ancora starci. Stronzo. Uccidi 10 nemici, quella roba lì. Cloccati. Non so cosa voglia dire. Madò, che fastidio.
Ehi, giovini! Madonna, il bordello! E mo' questo. Madonna, che non si capisce una fava. Madonna! Eh sì, e dopo? Porca puttana, ma che è sto? E sto fantomas? Sì, ditemi che alla fine... Mamma mia. Cento per cento, incredibile. Cioè, dopo una vita eterna ho fatto il 100%. Li ho ammassati tutti. Space Station. Però questa stazione spaziale che è capace di far congelare l'intero pianeta, dobbiamo fermarla, non so per quale motivo, dato che non ditemi a me niente della storia, della lore di sto gioco. Che è sto impact? E mori. End of time. Cracchia! E la madò di già! Porca miseria! Appena partiti badabam! Perché tra l'altro ieri ho ficcato dentro la cuffia e sono stato lì tipo 5 minuti perché non sentivo neanche, non sentivo nulla. Oh. Provo a vedere quando l'ho acquistata sta cuffia, non mi ricordo. Parto già da presupposto che non avrei assolutamente voglia di ricomprarne una nuova, eh. Mai nella vita. Ecco, buongiorno lo. Siamo già il 17 novembre, eh? Ma speremo. No, che voglio giocare alle caverne di Ixalan.
soprattutto dopo che ho scoperto che ci saranno 85 miliardi di dinosauri. Che io credevo che ci fossero soltanto in Icoria. Eh sì. Soprattutto perché me l'hanno fatto apposta, perché io proprio settimana scorsa... Ma che cazzo devo fare? No. Proprio settimana scorsa ho creato un mazzo dinosauri. Anche se ci sono anche altre creature, perché mi servono per creare i tesori. Però l'ho fatto, ed è tipo... Lo sto usando soltanto quello. Ah, stiamo fuggendo dal pianeta. Dobbiamo fermare questo coso qua, altrimenti distruggerà tutto, da quello che ho capito. E soprattutto mi sono già messo in testa di non utilizzare neanche più un credito del gioco. Ovviamente parlo di mezza arena. Guarda, no, mancheranno, se mi sbaglio, 4 capitoli. Siamo molto vicini. Infatti se la metto tutta lo finisco oggi. Vi faccio un'unica live. No, non manca tanto, per fortuna. Perché proprio adesso in cui negli ultimi capitoli hanno messo delle nuove robe nel gioco, mi sta un po' annoiando. Cioè, nel senso, alla fine della fiera, porca miseria, fai solo quello. E spara. E graficamente è bello, mi piace, però ha un po' rotti i maroni. Però dato che l'avevo cominciato, mi girerebbero molto a non finirlo. Qua bisogna trovare il sacro segreto di Fatima per aprirlo. Assolutamente, i primi Doom proprio prende a piene mani dai primi Doom. Accendo peccendo. Con questo stile grafico pixeloso moderno. Per quanto mi riguarda sto gioco è bello, però è durato anche troppo. Nexus Point. Aia. Domani vi dico già subito giornata piena, perché faremo il capitolo 13 e 14 di Mortal Kombat e poi ci sposteremo un attimino su Street Fighter, dato che esce il nuovo personaggio. Ovviamente mi dispiace aver mollato un po' Street Fighter, ma tra magari la non tanta voglia di giocarci e tutta l'altra roba che devo finire, non l'ho portato tanto. Vai, spara da là in fondo che c'è il fuoco, amico. Ma avevo sentito qualcuno dire. Aia! Che cazzo mi ha sparato? Ah, coglione! Soprattutto con sto fucilazzo, cioè, alla grande, che ricorda tutto. No, questo no però. Ecco qua, magari cambiare arma. Ah, intanto che c'è, le volevo dire, come si dice? Dove cazzo devo andare? Ah, qua. Che domani
andavo a registrare le tre partite per il suo video speciale. Però avevo intenzione di fare registrare le tre partite con il mio mazzo standard. Se andavano bene, che magari vincevo, comunque riuscivo a fare roba, avrei tenuto quelle. Altrimenti poi andavo un attimino a modificarlo e lo portavo con Mander, ecco. Il video col mazzo blu-nero. Perfetto, perfetto. Perché come detto, quando avevo fatto delle partite da solo, tre partite ho fatto e ho fatto tre vittorie. Sicuramente non andrà così, ma proprio alla grandissima. Stavo dicendo che mi sa che non ho finito di dirlo. Purtroppo è così la storia, per forza. Oh, cazzo, te arrabbi, imbecille. Che non spenderò più nessun credito su Magic Arena perché sono sicuro al 100%. 100% no. Però ho la netta sensazione che metteranno gli stili delle carte di Jurassic Park nello store. E dato che ai tempi non si giocavo di già. Quando c'erano quelle di Godzilla e che me le sono perse, quelle di Jurassic Park saranno mie, saranno mie! Mori! Alla grandissima! Cioè, se hanno messo le bustine di ponies, che sono quelli del Secret Lair che ci sono adesso, vuoi che non mettano qualcosa di Jurassic Park? Proprio dopo aver visto cosa c'è nelle caverne di Ixalan, proprio non vedo l'ora che finisco sto Terra di Adrain. Tra l'altro ho tipo 5, ma sbaglio? Anche a te tipo cioè a tutti si è sbloccato tipo ogni giorno il regalo per l'anniversario di Magic Arena, tipo che ogni giorno c'era una roba da sbloccare, tipo. Tanto a me mi hanno dato anche tipo. Quelli lì sì. Ma sbaglio, tipo. Anche a te ti hanno dato il coso quello dei goblin. Tipo, che è arrivato l'inbox. Ops, i goblin hanno fatto un casino. Eccoti, tipo. Due gettoni draft. Ecco appunto, i gettoni draft. Ah no. Chiedevo fosse un bug. Invece due gettoni draft. Infatti devo ancora fare il draft di coso. Di Eldraine. Prima, purtroppo, cioè purtroppo, prima io devo finire tutti i vari giochi che ho. Da almeno un paio. Poi ovviamente farò la live anche su Magic. Oddio, a live non lo so, cioè devo vedere se ce la faccio. No! Oh, e me l'ho salvato però, eh. Quanto cazzo sono? Oh! Ma mi hanno teletrasportato dove dovevo andare? Porco scarabeo! Anche se ho sbagliato arma. Madonna il bordellame che è sto gioco. Oh, e poi morì, mortacci tui. Cioè, morendo mi ha teletrasportato nel posto dove dovevo andare. Aia! Evacua la zona. No, quello lì no! Porco.
Dai che è buggato. Cazzo che mi frega, è buggato. Però adesso ha morto. E scappe. Ah, mi sono salvato, ok. Figa, ma fammi andare in mezzo che almeno vedo. Ehi. No, la mia navicella di Dio. E mo? La Madonna, che cazzo era quello là? Ah, così proprio. Ah, solo 14. Credevo di aversi messo mezz'ora. Questo portale ti porterà alla dimensione Prodeus. Vai, cazzo. 1, 2, 3. Dopo aver portato, scaraventato la distrutta stazione spaziale attraverso il portale, abbiamo raggiunto una critica pressione e vaporizzazione, mandando un raggio di energia in tutte le direzioni. L'intero asteroide ha penetrato le particelle del coso. È vero, ma tra l'altro ho cose di qua di là. L'ultima espansione di quest'anno è Ixalan. Madonna quanto ci voglio di giocarla, proprio in maniera incredibile. Che poi magari ci saranno anche i pirati, le come cazzo si chiamano, le tritoni, i tonni. Oh, che bel accoglimento in sto cazzo di pianeta. Cristo. Oh, ma bastardo. Ma se io me la fuggo così, tipo? E tu che cazzo sei? I tonni di dove erano? Anche loro di Ixalan. Porca miseria, i gormiti davvero. I gormiti tipo non li ho mai visti, cioè non ero un fan dei Gorcristo. Sono morto. Non ero un fan dei gormiti, eh. So che ogni tanto avevo... Dicevo, non ero un fan dei gormiti, però so che ogni tanto qualche gormito mi scappava in casa. Aspetta che t'attacco, così almeno mi muovo a cazzo de cane e faccio robe. Cioè, io ero i fan dei Biker Mice from Mars, i topi quelli da Marte, guardavo gli Street Shark, quattro fine all'orizzonte, Power Ranger, Samurai, non mi ricordo mai come cazzo si chiama. Ma se io tipo entro qua e vado avanti, no, eh. Dato i Biker Mice from Mars facevano cagare a tutti e robo, proprio li guardavo. Va benissimo. C'è problema. E però... Cristiano Ronaldo. Ma
Quello là volante, ma già rotti i coglioni. Se poi lo beccassi. Ah, ma sti stronzi! Aiaiaiaia! Questo è un lanciarazzi, proprio de più. Proprio de più. No. Questo è un sparatuoni. Ce l'ho anche il lanciagranato. Cazzo sono. E mo che cazzo si ricorda la strada qua? Non è vero mai nella vita. Qua? E che benvenuto però. Gatling. Oh, ma che due coglioni sti snipers. Oh, sti cazzo di Glacius, dopo non mi ricordo se ce n'era anche un altro con i fulmini, vabbè, era coso. Killer Instinct. Bene! Ecco, mi mancano molto le stazioni di ricarica delle armi. Quelle mi mancano assai. La madonna. No, ancora tu, gormito di merda! Vaffanculo! Allora, il gormito di merda m'ha ucciso tipo qua. È la madonna. Perché tipo io, se mi sbaglio, sto completando il gioco senza aver sbloccato una manovra di dash che non ci vuole neanche tanto che me l'abbiano anche spiegato. Però non ho le cose abbastanza per... Va bene. L'invasione di Prodeus ha iniziato. Uscirà anche su Magic Arena, dubito fortemente. Arriviamo a questo complesso dove ci sono le chiavi per il portale del caos della dimensione. Mamma mia, lo shop delle bustine. Ma il fatto è che l'acquistare le bustine, come ho scritto il commento là, mi sa che te l'avevo anche già detto, cioè l'avevo già visto che si poteva così, però ovviamente ho la memoria di un elefante morto, quindi non ci ho potuto fare niente. Però no, davvero non mi ricordavo si potessero anche acquistare le bustine con i crediti. Però adesso devo tenerli i crediti perché sennò non ci penso neanche morto fa. Vabbè, questi si ammazzano a Vicenza, quindi sti cazzi, vado avanti. Non ci penso neanche morto a non acquistare Arca Eva. Cazzo di coso de Jurassic Park. Che minchia de posta questo?
Che fastidio sti qua che soccorrono due colpi. Un altro obiettivo. Fai uccidere a vicenda 100 nemici. Godo. Godo tipo too much. Perché in sto gioco ci sono delle classiche zone dove devi ammazzarli tutti, perché se no non vai avanti. Tipo questa. Però ci sono anche delle zone dove puoi tranquillamente evitare anche di sparare. Evitiamo di cadere. Aia. No, santo Ezidio. È la Madonna. Oh, così lontano però. Non ci arrivo. Figa, ma fatemi uscire, eh? Figa, muori stronzo. Ah, è morto, buono. Bastava chiedere. Nexus! Ah, figa che c'ho il dash. Così almeno potrò andare a combattere le macchie del pulito. Ah, così posso anche andare a prendere tutti i segreti. E questo nascosto? Questo uomo nascosto? Ma bellissimo questo con le gambe ficcato dentro proprio alla neva. Dato finito qua, mi faccio una prova segreto. Non è vero? E che è sta roba? Però la spara a fuoco. New arma. Mi andrò. Mi andrò a provare un po' l'FC24, il nuovo FIFA. Fortunatamente che ho tolto la prenotazione su Amazon e lo provo con le puttane. Cioè, non con le puttane, lo provo con la prova di Cristo.
La prova di 5 ore tramite Game Pass. Così almeno mi faccio un'idea. Però giustamente, come ho letto dalle recensioni, sono contento davvero che quest'anno siano state recensioni un attimino più, come si dice, vere, e hanno detto le cose come stanno, cioè è FIFA e basta. Cioè FIFA dell'anno scorso non è cambiato nulla. Cioè, quando ci vuole anche un po' di verità. No problem, no problem. Cos'è l'ultima cosa che ho fatto arrivare? Ah! Ma vaffanculo! Stamattina ho riportato in casa il tavolino, quello invaso dalle termiti. Se non ti dico, con la siringa praticamente prendevo sto composto qua, Saratoga, il silicone sigillante, anche se non era silicone, e praticamente con, l'ho messo in un bicchiere, con la siringa aspiravo il coso e l'ho ficcato dentro tipo in più di 50 buchi di tarma, di tarli, quel cazzo che è, e l'ho tenuto fuori per 5 giorni, poi l'ho messo al sole che si è seccato bene, fanculo, e gli ho dato una mano di vernice. Adesso sto passando sto robo qua anche su tutte le porte di qua di là, così almeno mettiamo a posto tutto. Cioè, è bello che soltanto le gambe del tavolo, il tavolo dove si appoggiano le cose, proprio niente, non aveva buchi. Si vede che era già duro, troppo duro il legno. Abbiamo preso dei pezzi di cellophane, li abbiamo chiusi e speriamo bene. Il bello è che tipo c'era il buco, infilavo l'ago e ci davo dentro sto liquido, e praticamente vedevi tipo come posso spiegarmi, il liquidino che saliva verso l'alto, come dire che tipo la strada che hanno fatto sti cazzo di tarli era sempre verso l'alto. C'erano dei buchi che tipo ficcavo dentro tutto l'ago, se era super infestato. È anche profondo. Bastardi. Allora, qua giustamente devo... Quello no. Oh, però sei fatto di fuoco, di ghiaccio. Te dovrei ammassare più velocemente. Mazza che... Come? Ah, non va più? Hai qualche problema con la macchinetta? No, sto tornando indietro. E che succede io? Au! Ah, ok, ok. Quindi giustamente vi siete fatti due conti. Sempre con le cialde o con le capsule. La mia io ho la dolce gusto, Nescafè dolce gusto, mi trovo bene. Poi fortunatamente nei negozi dove vado, nei supermercati dove vado, ci sono buone offerte per le capsule, quindi
Ah, per caso hai preso tipo quella che ficchi dentro i grani e te la macina? Magari mi sto sbagliando, eh. Ah, quella è minchia, bella. Quella che fa la pubblicità Brad Pitt. Tipo. Vabbè. Datemi tutta la vita che potete, bastardi. Ah, buono, buono, bello. Very good. Io è da un bel paio d'anni che c'ho la puttanazza io. Cioè, c'ho la macchinetta del caffè. E ci si trova bene, ecco, si mette di meno a fare caffè. Magari si risparmia qualcosina, certo le capsule costano quello che costano, però... Cosa non costa in questo schifo di vita? Tacci sui! Ah, ma io non ho idea di quanto... quanta voglia ho di finire sto gioco. No, ho sbagliato! Alla grande! Certo, sono più le volte che tipo... io vicino alla macchinetta c'ho il pratico, come cazzo si chiama. C'ho sto... diciamo, chiamiamolo recipiente X, dove... ci ficco dentro le capsule quando sono finite. Diciamo che sono più le madonne quando mi dimentico di votarlo, ecco. Dimmi che è finito e vai! Soprattutto con le capsule... oddio, dopo non mi ricordo se è al contrario. Sì, no, non credo. Con le capsule si riesce anche ad assaggiare meglio il caffè. Con la moca ovviamente ha tutto un altro gusto, per l'amor del cielo. Voi amanti della moca, non sto dicendo assolutamente nulla di strano, però magari si va a perdere un pochino. La dimensione del caos. Quanti livelli ci saranno ancora? Mamma mia, gli ultimi due, incredibile. Se non mi sbaglio c'è solo un problema. Mi era parso di aver letto che questo, il penultimo, o l'ultimo livello, c'è un problema, non ci sono i checkpoint. Una fortezza molto larga, ficcata dentro il sole nero. Un passaggio per la dimensione del caos, costruita per torturare e corrompere anime. L'anello del... ah, fai suonare il campanello ed entra. Tra l'altro, piccola roba che so che non interesserà nessuna, ma la dico lo stesso. Su Amazon ho ritrovato dopo millenni il mocciacino per la Dolce Gusto, per la mia marca di... come cazzo si chiama? E... però non so se acquistarlo, perché ho visto delle recensioni che certe volte sbagliano gli ordini, perché tipo... mamma mia. Quel mocciacino è tipo un cappuccino speciale. Diverso, cioè. Non è il cappuccino normale. E senza ombra di dubbio la bevanda più buona di quella tipologia che abbia mai bevuto nella mia vita. Però poi non l'avevo più trovata. Ma adesso c'è sto negozio... vado dalla Cina, credo. Ovviamente su Amazon c'è... la prenotazione, quel cazzo che è. Solo che non mi fido più di tanto, perché tipo certe recensioni hanno detto che tipo loro, ovviamente se vai a leggere
e c'è scritto pacco da 46 capsule, quindi sono tre pacchi, e invece tipo quelli lì ne avevano spediti soltanto uno. Ecco, è stata un po' un'inculata. Spero di ritrovarla in negozio, cazzo, perché era buonissimo. Era davvero buonissimo quel robo. E mondo minchia, devo andare. Da lì sono uscito. Esatto. Sembra molto Wolfenstein sta parte. Ma tipo moltissimo. Ho visto è uno tipo morto. Hanno detto di suonare la campana. Madonna, il cecchino di Satana, mori. Dio santissimo. Eppure gli scudi, mo. Oh. What is this mafia? Gatling. Ok. Cazzo, è caduto. Devo tornare su. Bello che prima ho sbloccato st'arma che serviva soltanto nella parte di ghiaccio e adesso non c'è più ghiaccio. C'è un'arma che abbiamo usato tipo 3 volte. Vabbè, che sicuramente servirà per sbloccare qualche obiettivo, però sti cazzi. Sti cazzi. Sia calmo cagnolone numero 1 e cagnolone numero 2. E sto stronzo dietro. Potrei scaricare anche tipo Quake e farci una qualche partita al 2. Tipo
Sinfonia, non è, ne ficcano uno nuovo rimasterizzato. Minchia, dopo lo scarico, vaffanculo. Perché ogni tanto tipo Helios, o anche stamattina tipo Fabio ha fatto una live su Battlefield e... Avrei anche voglia di giocare a qualche FPS, però quelli lì mi hanno rotto un po' le balle, i Call of Duty, i Battlefield, di quelli là. Ok. Magari provare qualche FPS arena. Ah, però. Non ha l'abilità. Ma manco io, cioè, non è che... Mi sono trovato soltanto bene ai tempi con Black Ops 2 e basta. La capischio. Cioè, sono davvero quei giochi che o ci stai attaccato la vita, altrimenti... Cioè, anche dalla mia... Non so, ho giocato tanto, ma faccio comunque schifo, cioè, non è che... Non è che... C'è qualcuno che mi sta correndo dietro? Perché io sto sputtanando... No, il creatore di Nani, mori subito instant, ciao. No! Return to Castle Wolfenstein and vai try! Ma una roba di vita me la farebbe Rappi. Ho toccato pure l'ogre, stavo cadendo, le madonne. Spero che non stia gracchiando l'audio. È quello ancora vivo! Ieri sera, dopo una vita, sabato ho comprato gli Happy Hippo della Kinder. Buoni. Alla nocciola. E ho comprato anche, che mi mangerò domani sera, proprio in culo ai lupi. Che tra l'altro era una merendina che io non avevo... Cioè, non mi piaceva. Più che altro non avevo mai assaggiato, quindi è un po' difficile dire se piaccia o no. La Kinder Paradiso. Poi quando anni fa la provai, cioè, mamma mia. Ci sono le carte dei Pokémon, è vero. Ci sono stato sabato al McDonald's e... Purtroppo avevo già fatto l'ordine, che adesso in tutti i McDonald's è che si può ordinare soltanto tramite il... touchpad, lì, come cazzo si chiama. Ci ho fatto caso dopo, ci sono le carte dei Pokémon. Aia. Non ho visto quali, però mi sono mangiato l'incredibilissimo e nuovissimo Big Mac, quello col bacon. Se avete presente il Big Mac che ha i due strati, ecco, c'era soltanto il bacon, due fette su di uno strato. Ma io dico, ma metterlo su tutte e due? No, costa troppa fatica. Tra l'altro era tipo una vita e mezza che non mangiavo il Big Mac. Non era abbastanza, E tipo il primo morso che ho tirato al Big Mac, il primo, Ah, sono di nuovo qua. Il primo morso che ho tirato al Big Mac, figa, mi sono smerdato tutto con la salsa. Tipo, cioè, mi hanno super caricato di salsa la parte sotto. Tiro il morso, guardo, cazzo, sto sulla mano tutta la salsa, affanculo. Ma è una roba incredibile,
Ah, dei panini strani, delle varianti, mi piace moltissimo, che spero che ritorni il più presto possibile, il Crispy McBacon, quello al pollo. Quello delle varianti è quello che ho apprezzato di più. Poi dopo non so se anche voi andate ogni tanto al McDonald's. Io tra parentesi purtroppo ci vado, nel senso mi piacerebbe anche andare a Burger King, ma ce l'ho un attimino più lontano. Oddio, sì. Negli ultimi anni, anche perché tipo ho giù... Io ho giù una roba come più di 10 piantine di peperoncini. Sto facendo l'olio piccante. Quindi è assolutamente di sì. Ho già fatto una bottiglia dei peperoncini di quest'anno, che mi sono usciti un po' tardi, però ne ho su tantissimi. Ho trapiantato un paio di piantine perché c'è tipo... Vi serve qualche gamba di rosmarino? Perché tipo ho tipo 3 tonnellate di rosmarino, quindi... Sì. Tipo l'anno scorso, cioè ad inizio di quest'anno ho finito una bottiglia del 2020, non ti dico. Non ti dico. Non so se vi piace l'olio al peperoncino, ma... incredibile. Diciamo che a me la roba picchiante piaceva di più da PC. No, questo no! Sto figlio di puttana! Mari. Beh, io ci andavo pazzo da piccolo. Cioè, mi capitava spesso di comprare tipo anche i salami o le coppe piccanti. E adesso vabbè, non trovo più. No, dove sono finito? Sì, no, dai, c'è una roba. Da piccolo ero una fogna. Una roba incredibile proprio. Sto tornando indietro. Sto tornando indietro adesso. Ed è tipo da un 2 anni che ho cominciato ogni tanto a mettere l'olio piccante sulla pasta, di qua di là, insomma. Però da piccolo, mamma mia. Mi ricorderò sempre una volta che, tipo, non lo so, avrò avuto 13-14 anni, siamo andati a spose, a nozze a Como, dai miei parenti a Como. Ciao Fabietto, grazie mille. Buona giornata. Vado a nozze dai miei parenti a Como e siamo tornati a casa con la fame. Ma nel vero senso della parola. E... ah, è questo? Talmente tanta fame, ma talmente tanta fame che tipo abbiamo dovuto mandare mia mamma dai miei vicini di casa, che erano tipo mezzanotte e mezza. Fortunatamente li abbiamo beccati ancora svegli, stavano andando a dormire. Li abbiamo mandati da a farci dare del pane, perché avevamo soltanto 2 panini. E in mezzo secondo. In mezzo secondo io e mio papà avevamo mangiato un panino col salame piccante. Li abbiamo mandati a prendere del pane dai vicini e abbiamo tipo mangiato. Io avrò mangiato 5 panini. Abbiamo fatto fuori 3 quarti di salame piccante e tutta la coppa piccante. Perché proprio stavamo morendo di fame. Leggermente, eh. Emmo? Figa adesso. Non dico che ci inviti a ristorante e ci devi, come si dice, no? Riempire la panza. Cioè, ti devi far tornare a casa con mal di pancia, però... Ai ai ai.
Lol. Ecco, adesso però mangi ogni tanto la roba piccante. Cioè, tipo, come primo avevamo fatto la pasta col tonno, cioè con tutte le robe che potevano fare, il risotto di qua, avevamo fatto la pasta col tonno. Era bella soltanto la decorazione, perché tipo ce l'hanno portata in un piatto e la pasta era contenuta in un conchiglione. Quindi potete capire quanta pasta c'era dentro quella cazzo di conchiglia gigante. Per la roba piccante, se non vuoi morire, serve o il pane o il latte. Devo andare là. O una di queste due robe. O il pane o il latte. Meglio il pane del latte. E sto posto che è, sto ben di Dio? Oh, ma c'hanno rotti i coglioni questi, eh. Ah, ma posso tenere premuto, dimmelo prima, no? Oh, ma ancora vivi! Cosa ti passo attraverso? La Madonna. Ok. Ah, scorciatoia. No, quello no! Ma sbaglio, ho sparato quello! Ah no, cazzo, frega! Mori! Mamma mia, quanto mi dai fare. Ehi! Che succede io? Ah, non è che devo tornare indietro, mo. E tu dando minchia sei tornato! C'è uscito! Sì, me la posso fuggire, sti cazzi! Anche se non ho capito dove cazzo devo andare e che cazzo devo fare, però... Facciamo conto che sto andando dalla parte giusta. Me sa de no. Me sa proprio che devo entrare là e fa il macello. Vabbè, credo ci fosse più gente.
Mamma mia quanto t'ho maciullato, bro. No! Uscita! Let's go to ult. Come on! Come on! Le porte del... No! La convergenza verso l'antica dimensione può essere esatto, è soltanto fatta nel posto attraverso l'occhio corrotto del Nexus. Ci siamo capiti, insomma. Segnatevi l'ora, sono le 14:50, faccio uno stacco. Oh! Toh, l'ho massato? Che era qualche problema per caso? Affangulo a te! Finalmente siamo giunti all'ultimo piano, Mori. Ferma un attimo, fammi via tutte le cose qua. Ah, è questo allora. L'ultimo livello è senza i salvataggi. Porco scroppone. Che cazzo sta? No, quello no! Ma manco questo! No, la vita dall'altra parte! I am bloccato! Porca puttana, ciao! Buona giornata Alono, grazie mille per la compagnia. Buona giornata, grazie mille. Ma gli sto a fa danno o possa? Mori.
Oh! Mi sa che adesso ce li ho di là, sì. Mannaggia, lui è quello grosso. No! Satana! La Madonna di Dio, il bordello. No! Ma ancora sto qua! E ciao! La Madonna. Non gli devo star vicino.
Aia! Buono! No! Ah, ok, passo io, non subisco danno. Oh! Perché lo voglio finire a tutti i costi. E non me ne frega un cacchio se per finirlo devo abbassare il grado di difficoltà. Fotte proprio sega. Va come cascano bene. Certo, se mo adesso io vado addosso ancora a questo, se mi tira una botta mi ammazza lo stesso, credo.
tipo. Però me l'ho preso bene col blu 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 blu. Ancora! Ma muori! Ho sbagliato arma. Vita. Morto? Sì. Oddio, ho sparato. Dimensione sconosciuta. Cioè, quindi ce n'è ancora uno? E dai, mo. Aia. Campagna finita. L'energia che è uscita da questo corrotto Nexus ha rivelato un passaggio sconosciuto per una dimensione con un potere illimitato. La forza di Prodeus ha invaso la dimensione dei mortali e ha conquistato... Ah no, la loro missione è quella di conquistare l'ordine perfetto e di portare più vicino le armature al caos. La veste è sparita dentro l'occhio dell'infinito nell'orizzonte. Il futuro è incerto.